Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay, oggi dedicato a Lichdom Battle Mage. Il titolo in questione è stato appena rilasciato su Steam al prezzo di circa 19 € ed è in uno stato di pre-alpha, quindi attenzione ragazzi. Il gioco è molto pesante tecnicamente e graficamente parlando, in quanto è in uno stato di alpha appunto e quindi non ottimizzato e in più utilizza il CryEngine 3, che di suo non è uno dei motori grafici più leggeri. Come vedete, graficamente è quasi al massimo, eppure sono sui 35-40 fps in una macchina di fascia abbastanza alta. Quindi non posso farvelo vedere al massimo del suo potenziale grafico, perché è una vera goduria per gli occhi. Spero comunque che il gioco non scatti eccessivamente, in caso perdonatemi, non è colpa mia. Andiamo subito a vedere il gioco. Questa è la mappatura dei tasti. Ovviamente, essendo un alfa, tutte le varie interfacce sono provvisorie. Creiamo il nostro personaggio. Cos'è Battle Mage? Mentre il gioco carica con un loading abbastanza lungo, ve lo spiego. Battle Mage è sostanzialmente uno Skyrim in cui avremo esclusivamente i poteri da mago. Ma non pensate che sia un titolo così basilare, è veramente interessante come gioco e potenzialmente molto molto divertente. Già allo stato attuale di sviluppo avremo tre scuole di magia, tre tipi di magia. All'inizio ne avremo disponibili solo due. Potremo, man mano che avanzeremo nel gioco, potenziare le magie. Avremo un sistema di crafting e varie cosucce molto molto interessanti. Ora, appena il gioco partirà, vedremo tutto nel dettaglio. Ok, eccoci in game. Il gioco sta caricando ancora tutte le texture. Scatterà un pochino all'inizio perché è abbastanza lento per ora a caricare, quindi aspetto un attimo prima di partire. È già possibile apprezzare un buon dettaglio grafico, anche se non ho impostato tutto al massimo e il gioco è ancora in fase di pieno sviluppo. Ok, allora, quella in basso a destra è l'epilogo delle magie che stiamo utilizzando, in questo caso di fuoco. Abbiamo a disposizione anche delle magie di ghiaccio. A sinistra c'è la nostra vita, divisa in tre sfere, non so per quale motivo. Premendo I, apriremo la nostra schermata di profilo. Queste sono le magie, appunto, che abbiamo, che sono il Firestorm, la palla di fuoco, la barriera. Quindi è possibile ottenere altri tipi di magia da sostituire a questi. Sigilli. Questo non so cos'è, è in fase di sviluppo. Queste sono le statistiche del mio personaggio. Si dividono in vita, rigenerazione, ritardo di rigenerazione, statistiche del personaggio che sono distruzione, controllo e mastery. Questa è la schermata di crafting. Non so come funziona. Cioè, in teoria è possibile combinare vari tipi di magia con vari tipi di potenziamenti. Interessante, bisogna esplorare bene queste feature in futuro. Questa schermata non so a cosa serve, forse per combina tre dei tuoi vecchi oggetti per creare qualcosa di nuovo. Ok, quindi si mette nel calderone un po' di roba e si crea roba a caso. Direi che dovrebbero esserci delle ricette. Ok. Quindi con il tasto sinistro del mouse lanciamo la magia primaria, con il destro la secondaria, premendoli entrambi lanciamo la magia più potente. Come avete visto prima, le magie sono completamente personalizzabili. Andando avanti nel gioco ovviamente, questo non so cosa sia. Va, verso un muro. Spero che... ora c'è un bello scatto, spero non scatti eccessivamente. Con Shift faremo lo scatto e tenendo premuto la barra spaziatrice fermeremo il tempo e ci sposteremo
in questa maniera molto molto ok, andiamo avanti. Vabbè, come vedete c'è già un pop-up dei vari oggetti. Notare l'ombra del mio personaggio con le mani belle alzate. Ecco un bel nemico. Non abbiamo un mirino, ma le magie tenderanno a seguire il nemico. Mettiamo lo scudo. Usiamo un po' di magie di ghiaccio. No, abbiamo ottenuto la sua anima, che ci ha dato un potenziamento in Mastery. Quello lo blocco. Molto carino veramente. Come vedete anche il danno inflitto al nemico. Non danno anime questi. Va bene. Andiamo avanti. Quando uccidiamo un nemico si rigenera parzialmente la nostra salute. Forse ho capito a che serve quella barra luminosa. Forse rigenera la vita. Andiamo a controllare. Ovviamente no, però vabbè. Forse sarà un punto di salvataggio. Manca totalmente un tutorial. Da dove è uscito questo? Non so se c'è una tabina, qualcosa che indichi il numero massimo di magie che possiamo lanciare prima di stancarci. Forse non c'è. L'ambientazione sembra bella articolata. Molto immersivo come gioco, veramente. Le magie danno quella sensazione di lanciarle veramente, come se si fosse un personaggio, ok? Ah, questa è la vita, non quello di prima. Qua è chiusa, sì. Andiamo avanti. Ok, è un nemico. Nel doppio, sparo. Oddio, cosa ha distrutto? Che schifo. Ma che roba è? Oh, è questo? Un ologramma. I dialoghi non sono ancora doppiati, però sembra esserci un abbozzo di storia. Va bene, andiamo avanti. Sento dei rumori. Ma ciao! La qualità poligonale dei nemici. Va bene, è morto in modo orribile. Ah, cavolo. Morite.
qualcuno è uscito di qua, vediamo cosa c'è. Oddio. Andiamo un po' avanti. Oddio. Oh, mi sto spaventando. Mi sa che questo è un punto di salvataggio. Smettila di piangere. Però state fermi, siete bersagli facili. Questo gioco mi piace, mi piace. Sembra basato molto sull'esplorazione. Oddio, mi sono spaventato. Bene, prendiamo questo. La storia sta venendo narrata tramite queste immagini. Altri nemici. Ehi, hai visto? C'è uno che mi tira le frecce, ma... Oh, cavolo. Dov'è quello là che stava tirando le frecce? Ah, è morto subito però, eh. L'audio è molto immersivo. Siamo arrivati a una casetta. Oddio, cos'è? Ma che cacchio? Perché sto in testa a testa in giù? Player M non hanno ancora un nome. I personaggi, notiamo quell'uccellaccio. Bene, non posso fare niente. Ah, eravamo caduti in una trappola, non avrei mai capito. Si manca ancora anche il movimento delle labbra. Oddio. Mi ha fatto spaventare però. Ok, l'uccello non c'è più, se n'è andato, va bene. Andiamo avanti. Punto di salvataggio. Quindi mi sa che il gioco seguirà un percorso prestabilito e non avrà una struttura open world alla cari. Poi potrei anche sbagliare, correggete. In quel caso. Cavolo. Ce n'è ancora uno, mi sa. Sì. Ah, dai! Ok, è morto. No! Essere immondo! Dai, levitato. Ci sto prendendo la mano, piano piano. Dai, l'ho preso. Ah. Ok,
È morto. Bene, direi che per ora da Battle Mage è tutto. Oddio, cos'è questo rumore? Spero che vi sia piaciuto. Se volete altri video, basta che me lo scrivete nei commenti. Ciao ragazzi.